scappa sempre Rita Calicchia. Venga giù un'altra volta. Non vuole stare con me questa sera. Sa perché? Mi ha molto sorpreso questo fatto che lei era scettica su Caramba, sulle sue sorprese. E io voglio chiacchierare con lei un altro po'. Ho una bella sorpresa per lei. Venga, venga, venga con me. Allora, la mia sorpresa è qua. Venga, andiamo al centro del palcoscenico, piano piano. Come chiama lei Renato Zero ogni tanto, il maestro? È il maestro. Eh? È un maestro. È un maestro, e ha veramente ragione. Ma Renato non è un cantante, è una filosofia di vita. Ha ragione. E sa che stava vedendo il programma e le ha mandato questa busta? Posso? Cioè, come deve. Anzi, se mi permette, vorrei saperlo anch'io cosa c'è scritto. Legga forte. La Rai Radio Televisione Italiana ha il piacere di invitarla al concerto di Renato Zero che si terrà il giorno 15 febbraio 96, Auditorium Rai, Largo De Bosis. E allora? Ci va? E come no? Ma che giorno è oggi? Oddio, già da 15 febbraio 96. E allora? Eh? Renato Zero! Devo dire che li ho tirati su bene. Però una cosa... Una cosa devo dirla, che di fronte a un fatto così poco sublimale come la musica leggera comunemente viene descritta come una sorta di girone dei dannati, perché non abbiamo purtroppo nel nostro curriculum avvicinato Mozart, Stravinsky, Strauss e tutti gli altri, però devo dire che le nostre canzoni, canzonette fra virgolette, riescono poi ad esercitare negli animi di questi rappresentanti del pubblico, spesso anche un'incentivazione a migliorare la propria condizione, a fare in modo che anche attraverso questo processo di evoluzione personale, anche attraverso poi la famiglia, il matrimonio, la prolificazione di questi figli, si ottenga poi un risultato straordinario che in qualche modo, e me ne sento abbastanza commosso per questo verso, si ottenga questo risultato proprio di essere orgogliosi. Cioè si ribalta la situazione, loro che ci hanno sempre sostenuto, che ci hanno amato, che sono venuti ai concerti, oggi noi gli diciamo grazie per questo meraviglioso risultato. Sei fantastico Renato, questo è proprio il senso di questo programma. Posso farti vedere una cosa? Sì. Lei non sa che io la posseggo, ma ti vorrei far vedere un attimo la casa di Rita Calicchia. Madonna, niente paura. Ma quando qui? Eh? Ah. Poi mi viene a dire che non è vero nulla. Guarda, guarda cosa lei. Sono
assolutamente esterrefatto, perché poi ogni volta è una sorpresa. Sai perché mi piace molto? Perché forse tu non l'hai seguito, ma lei continuava a dire: ma non ci credo, ma no, sono scettica sulle sorprese, preparate, non preparate. Qui mi ha detto: viene, non mi dica possibile. Che viene Renato. E io le ho detto: no, ho telefonato, forse ho detto una bugia, Marita Calicchia. Veramente. Sì, ma io volevo dire una cosa, che mentre ero in camerino, sono arrivato qui, qualcuno mi ha parlato di lei come di una persona estremamente severa poi nella vita. Sì, una generalessa, no? Nei rapporti, beh, voglio dire, non concede questo armistizio a favore magari di un'indulgenza che comporti anche la piacevolezza di una ruffianeria che per molti invece, soprattutto... E oggi, se si vuole guadagnare il posto al sole, bisogna ogni tanto accarezzare anche la ruffianeria. Ma tu che sei una però lei no, ecco, lei sei no, una e poi come me anche. Riprenditi un attimo, cosa gli puoi dire a Renato? Cos'è grazie Renato di esistere. Te? Che forza, forte, forte. Anche i giornalisti grande, hanno un cuore. Grande. Rita, ci vediamo al Sistina, so che ti hanno prenotato una poltronissima. Ti puoi sedere prego. Su questo scalino, perché adesso Renato ed io, siediti, no, lì un po' più comoda, ecco lì, siediti qua, dove si siedono tutte le persone alle quali insieme a delle grandi star, dei grandi personaggi dello spettacolo, dedichiamo un momento un po' particolare. Vero? Sì, un momento estremamente intellettuale, direi. Estremamente intellettuale, sì. Questa sera a caramba che sorpresa. Anche per smitizzare un po' questo fatto che da Raffaella si debba necessariamente toccare solo delle corde estremamente facili, no? Sì, della guarda, commozione. Io sono pronta, sì. Questo è un passo, credo, abbastanza singolare che abbiamo scelto io e Raffaella, che è un brano tratto dalle memorie di un teleutente imperfetto. Capresa che sorramba. Si abbassano le luci e comincia la tua. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronto, e tu? Tutti dicono che l'amore va a braccetto con la follia, ma per una che è già matta, cosa vuoi che sia? Ehi, se ti do il femore, tu che mi dai? Ehi, se ti do la milza, tu che mi dai? Ehi, se ti do il polpaccio, tu che mi dai? Viva la RAI, ci fa crescere sani, viva la RAI. Il brodo è tanto buono, ma se non c'è il prezzemolo, ma che sapore ha? Maga maghella, maga magà, tuca, 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 e ti passerà. Il triangolo no, non l'avevo considerato. No. D'accordo, ci proverò. La geometria non è un reato. Mentre lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Chi è? Già è difficile farlo con te. Con le regine, i suoi fanti e i suoi re, il carrozzone va avanti da sé. Ma voi perché chiagnete? Non c'è stata là! Con la gran amore chi lontane sta! Ti divertite? In braccia sta là! Il microfono a Renato, perché c'è un motivo. Renato le dedicherà adesso un medley di, brani che tu conosci molto bene. Meravigliosi, parole straordinarie, proprio quelle che lei scrive. Sai che scrive? Sì. E vive nei biglietti, nelle cose di tutti i giorni, le scrive con i tuoi testi. Quindi niente di meglio che un medley di Renato Zero.
distanza di noi, di queste incertezze noi siamo ubriachi oramai. Hai forse in mente qualcuno che riesce a comprenderti? Decidi stanotte se vuoi, se tu vuoi, stanotte. Pazzi volersi spiegare il silenzio che c'è. Correre, correre dietro un miraggio perché? Perché ti trema la voce mentre dici che te ne vai. Tu così forte non sei se stai qui stanotte. Sguardi curiosi si muovono nervosi gli amanti. Un altro letto diventerà un dispetto fra amanti. Ma si ritornerà qui ad accettarsi così. Con questi no e questi sì, resisti, fammi sentire che esisti, ne abbiamo avuti di momenti tristi, non lasciamoci andare così, un miracolo no, ma tentare si può, resisti, alle mille, alle tante promesse, di stagioni poi sempre le stesse. Cambierò, dimmi che cambierai e che la gente si perda, quella gente che è sorda. Resisti, 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 resisti. Guarda negli occhi e non sa chi sei, guai a chi ti dorme vicino e non sa che puoi, guai a chi si possessa dei sogni tuoi, guai a chi non ti lascia impazzire mai, guai a chi ti strappa il sorriso con la bugia, guai a chi ti vende al mercato della follia, guai a chi riesce ad ucciderti con un no, guai a chi ha deciso da sempre che non si può. Chi sarò, sorridere ancora saprò, ancora. Se cercarmi tu vorrai, riconoscermi potrai, ancora, ancora. Magari un'ora, o sarò quest'ombra mia che non vuole andare via ancora da sola.
senti, non esiste spettacolo scenario dove lui non sia il re. Caro, non ti mando via, voglio un'altra canzone dedicata a Rita, che stasera, vabbè, è senza parole. I migliori anni della nostra vita, Renato Zero. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti, e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della della nostra vita. Bravo.
Venga qua, Rita. Eh? Deve grazie. Dire grazie a Serenella e a sua mamma che hanno fatto dei ganci grazie. Fantastici. Grazie, veramente. Ma secondo grazie. Lei era vero Renato o era un sogno? Non lo sa. Ci penserà domani mattina. Grazie. Grazie. Auguri grazie. Di buon lavoro e buon ritorno grazie. A Latina. Grazie. Rita Calicchia. Grazie.